entrando nel sito, mostrando il sito di OMS, e vi racconterò come è strutturato per semestri e quali sono, diciamo, gli esami a paniere di libere scelte. Vi chiediamo di, come libere scelte, scegliere l'esame dai nostri panieri, però in teoria di libere scelte voi le potete prendere su tutto l'imore. Insomma, alcuni dettagli, ecco, questo è il sito, è nuovo, quindi rispetto probabilmente a quello mostrato l'anno scorso nel, diciamo, nel welcome dell'anno scorso, ci sono graficamente delle differenze. Io intanto inizio, abbiamo ancora qualche minuto, devono arrivare appunto la manager didattica e gli altri che si occupano dei servizi agli studenti, quindi l'ufficio stage, la biblioteca e anche il tecnico che si occupa delle registrazioni Teams, vi racconterà come funziona, e di Moodle, anche lì vi racconterà come funziona, e anche si occupa del servizio counseling. Abbiamo anche un'altra persona che si occupa del servizio counseling proprio qua accanto a me, che è un servizio molto interessante per, diciamo, l'appoggio, seguire le persone che possono avere delle difficoltà nella scelta degli esami, dell'orientamento, anche delle difficoltà proprio nel sostenere gli esami, nel rapportarsi con i docenti, la didattica in generale. Il servizio counseling non è fatto per, diciamo, non è un servizio psicologico, ha a che fare prevalentemente con le difficoltà che si occupano relativamente agli esami. Se, mi... sì, se vuoi lo anticipo così dopo... No, ma lo... Erminia, viene Erminia. Quindi abbiamo tutte queste figure che spero nei prossimi 6 minuti arriveranno qua con noi. Io intanto vi racconto del sito. Quindi un sito nuovo, ma anche un sito Unimore nuovo, che ha creato qualche difficoltà all'inizio, anche per diciamo la parte delle idoneità, il fare domande, alcuni di voi hanno avuto qualche difficoltà, poi superate, pian pianino il sito è andato a regime, adesso funziona bene. All'inizio c'erano dei bug, c'erano delle pagine, si arrivava dei percorsi per cui lo studente veniva bloccato, sembrava che non ci fosse la pagina, le informazioni, ma adesso va tutto bene, ho verificato. Anche il sito DEMS ha questa grafica. Quindi voi vi trovate, il corso di studio si presenta un video e sotto subito a informazioni generali trovate l'indicazione della classe di laurea magistrale 56, vuol dire che è una laurea magistrale in classe economica. Quindi i corsi che noi vi offriamo, è vero che sono multidisciplinari, avete corsi di analisi dei dati, avete corsi di diritto, ma il corpo centrale dell'offerta formativa sono esami di economia. Economia politica, politica economica, ma anche economia aziendale. Quindi sotto al cappello economia ci stanno anche ovviamente i corsi aziendali. Lo dico perché esiste un altro laurea magistrale a Reggio Emilia che assomiglia nel titoletto del corso di studio, che ha a che fare con la sostenibilità delle organizzazioni. Non è un LM56, è una laurea magistrale più leggera dal punto di vista dei contenuti economici, ha più contenuti giuridici, comunque potete sicuramente anche approfondire le differenze tra i due corsi. Il nostro è un corso in classe economica, quindi troverete prevalentemente un'offerta di corsi economici, con un taglio però molto quantitativo. Quindi anche se l'etichetta dei corsi è economia sanitaria, economia dell'ambiente, eccetera, il contenuto di questi insegnamenti ha una parte molto importante di analisi quantitativa. Accanto a me c'è la docente di Data Management parte 1 che eventualmente, se vorrà dire qualcosa, vi racconterà come utilizzeremo queste tecniche lungo tutto il percorso formativo della laurea magistrale. Quindi adesso cerco di arrivare alle informazioni del piano di studi. Se voi andate sotto informazioni sul corso, trovate subito il piano di studi, che alcuni con la vecchia pagina avevano delle difficoltà a trovare. Se voi cliccate ancora su piani di studio, vi trovate tutta l'offerta formativa, primo anno, secondo anno. Ad esempio, clicco su primo anno e avete i corsi obbligatori distinti da
altri insegnamenti che vedremo poi a libera scelta, che cosa si intende comunque, e a paniera. I corsi obbligatori sono appunto divisi in primo e secondo semestre, a volte hanno un taglio da 12 CFU, a volte da 6 CFU. Generalmente quelli da 12 CFU sono divisi in due moduli con due docenti differenziati. Ad esempio per data management io e la prof. Cavicchioli abbiamo parte 1 e parte 2 e anche i Teams dove noi registriamo e metteremo le registrazioni per voi saranno divisi in data management parte 1 e parte 2. Stessa cosa per analisi delle politiche pubbliche, avrete due docenti che avranno un taglio per il corso molto diverso, parte 1 un taglio macroeconomico e parte 2 un taglio micro. Come me ne accorgo di questo? Se io clicco ad esempio in data management, trovate tutto il dettaglio del corso, quindi che è un corso di laurea magistrale con ambito statistico matematico economico, che è da 12 CFU, che l'esame è scritto, eccetera, che la frequenza non è obbligatoria, quante ore di lezione frontale avete e poi avete gli obiettivi formativi, i prerequisiti, i contenuti, che è molto importante. Questi contenuti vengono dettagliati proprio per numero di CFU. Essendo un corso da 12 CFU, modulo 1 e modulo 2, e qui c'è ancora scritto modulo 3 però, comunque dipende da dove pesca, quindi questo è ancora un vecchio, quindi se andate sulle pagine nostre, se andate sulle nostre pagine avete l'offerta, però questo va assolutamente dove pesca. Allora non hanno ancora messo a posto, quindi su questo corso il contenuto rimane quasi invariato, ma dovete andarlo a leggere nella pagina del docente: metodi didattici, testi, verifica dell'apprendimento. Dedica anche la verifica diversa. Quindi, S3 dell'anno scorso. Quindi sta pescando dal vecchio S3, quindi se ci fosse la manager didattica questo va segnalato. Lo segnaleremo a breve e quindi lo metteranno a posto. Dove sono le nostre pagine personali? Quindi ad esempio Maddalena Cavicchioli Unimore, ad esempio Maddalena Cavicchioli ha la sua pagina personale, la didattica, e abbiamo data management, e qua abbiamo il data manager strutturato come quest'anno. Solo due moduli, quindi modulo 1 metodi statistici per la gestione dei dati, modulo 2 quello mio. Quindi il consiglio è, seppur esiste sotto informazioni sul corso la struttura, come vi dicevo prima, del piano di studi, e dettagliato per docenti CFU, non è stato ancora, non hanno ancora, diciamo, in modo efficiente legato questo piano di studi alla nuova offerta formativa che trovate sotto i docenti. Quindi il mio consiglio è vedete i docenti e andatevi a prendere dalle pagine personali il nuovo corso di studio, cioè di come sono strutturati i corsi di studio di quest'anno. Sono quasi tutti uguali, tranne nel caso mio e della professoressa Cavicchioli, quindi ho aperto proprio la pagina più problematica. Quindi anche qui, ribba lupi, potete andare a prendere la pagina del docente e lì sicuramente avete l'aggiornamento esatto dei contenuti del corso. Voi potete avere anche una presentazione aggiornata su Unimore Orienta, quindi comitato di indirizzo. Ecco, scusate, continuiamo un attimo con, vedete Unimore Orienta, video di presentazione oppure la presentazione slide. Nella presentazione slide, se voi andate al piano di studi, forse lo vediamo in modo più chiaro per divisione per semestre. Quindi avete il primo anno 57 CFU, il secondo 63 CFU e avete per il primo anno una divisione in semestri delle materie fatta in questo modo. Alcuni abbiamo avuto già una prima criticità abbastanza grave, dopo te la dico, lo ridico. Allora, primo semestre, analisi delle politiche pubbliche, prima parte, e la seconda parte di questo corso a panier, di questo corso obbligatorio 12 CFU, il secondo semestre. Mentre data management, che è pure un corso da 12 CFU, si esaurisce tutto nel primo semestre. Quindi alcuni corsi da 12 sono splittati su due semestri, quindi l'esame finale per forza lo dovete
fare nel secondo semestre, ma con le prove intermedie che ha l'organizzazione didattica di quest'anno in parte si sopperirà questo problema, ed altri da 12 CFU dove le lezioni vengono tutte offerte il primo semestre. Poi, secondo semestre, avete anche esami di economia e politiche sanitarie e un esame di crescita economica territoriale, locale, regionale e globale, quindi europea, mondiale. E il primo anno dovete scegliere un esame a paniere tra questi tre. I primi due, storia delle istituzioni, programmazione e finanziamento delle politiche, è al primo semestre. Il secondo è offerto al secondo semestre. Questo dove lo vedete? Da quel link al piano di studi più dettagliato per materia, che ha quelle criticità che dopo facciamo vedere alla manager didattica. Il primo anno potete anche scegliere un esame a libera scelta. Cosa significa? Su tutta l'offerta formativa Unimore potete pescare dal nostro paniere. Noi vi suggeriamo di pescare dal nostro paniere. Cosa significa quindi questo? Che voi già al primo anno dovete dichiarare quali esami a paniere o libera scelta fate, quindi compilare un piano di studi, vi dirà la dottoressa Liverani come fare, è cruciale. E uno si chiederà, ma se io scelgo un piano di studi e poi non mi va bene, storia dell'istituzione dello sviluppo regionale che volevo fare, non lo voglio più fare perché il prof Rinaldi che è qua in prima fila, e ringrazio per essere venuto, è proprio antipatico e non lo voglio fare. Bene, secondo anno potete toglierlo e rivedere il piano di studi. Libera scelta, come vi dicevo, su tutta l'offerta formativa Unimore, però se scegliete tra i nostri è meglio. Il secondo anno anche qua avete degli esami obbligatori, economia dello sviluppo sostenibile, Mythos for Policy Impact Evaluation e Public Management prima parte, e il secondo semestre Public Management seconda parte. Questi sono i corsi obbligatori. Come vedete avete un altro caso di corso da 12 CFU fatto dallo stesso docente o da due docenti, probabilmente anche quest'anno c'è di aiuto il professor Caperchione con una sua collega, e sono due moduli che sono separati concettualmente, quindi molto probabilmente nella prova intermedia il professor Caperchione vi farà un esame sulla prima parte e poi nella seconda sulla seconda parte, però è un esame unico, cioè a libretto avrete un unico voto. Poi avete da scegliere 12 CFU da questo paniere, significa due esami, e avete una libera scelta da 6. Anche qui, se riuscite a guardare bene i contenuti e pianificare il vostro piano di studi guardando i nostri esami a paniera, vi saremo grati. Potete fare, diciamo, un pian piano che anche affrontate i nostri esami, capire se vi piacciono più gli esami economici, gli esami storici, di diritto, e trovate nei nostri esami a paniere o su tutti Unimore la possibilità di modulare il vostro piano di studi. Prova finale, tesi, anche sul sito avete chiaramente descritta la modalità di prova finale, io la sintetizzo, ma se rimane con noi la professoressa Costantini vi racconterà meglio anche l'ufficio stage come è strutturata. È una prova che può prevedere anche uno stage funzionale alla tesi. Faremo delle call, quindi vi manderemo noi agli aventi diritto, coloro che hanno dei debiti, diciamo, rimasti pari a 15 CFU, manderemo un form di Google in cui vi chiederemo quali sono gli argomenti che preferite, il docente preferito, e vi racconteremo meglio oggi come sono strutturate queste call. Sul sito comunque esiste la procedura, come ci si laurea, e specificata con anche tutti i docenti con le loro proposte di tesi. Quindi questa è la struttura del vostro piano di studi, quindi esame da 12 splittati in due moduli, due docenti generalmente. Solo nel caso di data management l'offerta formativa si esaurisce nello stesso semestre. Generalmente invece gli esami da 12 CFU sono su due semestri. Abbiamo avuto un problema, nel senso, io sono andata nel piano di studi
forse non ho cliccato l'anno corretto, ma quando io vado a vedere i contenuti sono ancora divisi con 8 ore CFU, ma in particolare quello mio e della Maddalena. Indietro. Forse ho sbagliato. Sì. Vai su. Sì. Ok, devi selezionare 24. Ah, scusate, ho sbagliato, cosa che, ecco, è colpa mia, quindi ho selezionato l'anno sbagliato. Quindi 24-25, oltre a quella struttura del piano di studi che vi ho mostrato, se volete vedere i contenuti, fate come vi avevo detto la prima, piano di studi, primo anno, quindi data management, adesso dovremo trovare come contenuti la struttura, esatto, grazie, in due moduli, quest'anno è cambiato, quindi il modulo Cavicchioli 6 CFU, il modulo Pistoresi 6 CFU, e vedete tutti i dettagli del corso, potete vedere gli obiettivi formativi, prerequisiti, quindi questo, i testi suggeriti, i risultati attesi, la verifica dell'apprendimento per ciascuno dei nostri corsi. Quindi due modi differenti di vedere il piano di studi. Quello che vi ho mostrato prima lo trovate in Unimore Orienta, nelle slide, e lo vedete, diciamo, con una separazione, forse tra semestri, esami obbligatori, libera scelta, di più facile lettura. Se volete entrare nei contenuti, vi consiglio invece di andare alla pagina del corso di studio che va sotto appunto piani di studio, che sta sotto, scusate, chiudo, ritorno, spero, al corso, faccio tornare indietro, ho aperto mille cose, allora qua vado indietro, informazioni sul corso, poi EPPS Focus cosa si diventa, avete indicazione dei nostri laureati dove sono finiti a lavorare in istituzioni pubbliche, banche, assicurazioni, dottorato in Italia e all'estero, avete i nostri stakeholder che sono comitato di indirizzo, quindi avete indicazione di quali sono gli stakeholder del corso di studio, che monitorano che cosa? Il profilo formativo che questo corso produce e che ha una certa adattabilità alla domanda del mercato del lavoro. Quindi abbiamo funzionari di varie amministrazioni pubbliche, abbiamo appunto quali amministrazioni, regione, comune, ministeri, l'attività, la Banca d'Italia, eccetera, trovate qua di fianco, non abbiamo potuto esplicitare il nome e cognome della persona, però trovate la sua, diciamo, ruolo presso questa istituzione o presso la banca, e avete aziende. Quindi avete i nostri stakeholder, avete la missione e il piano di studi anche in questi altri link, e poi avete gli accessi diretti a S3, dove voi andrete a compilare il piano di studi, Moodle e Teams, ma diciamo ve lo racconteranno persone anche più precise di come sono io. La manager didattica adesso vi illuminerà su tantissime cose, l'obbligatorietà del piano di studi, Erasmus, eccetera. Avete domande sul piano di studi, sulle libere scelte, ai panieri? Tutto chiaro? Perfetto, allora lascerei, non so se la prof Cavicchioli vuole dire qualcosa. Ah, io volevo suggerire una cosa su data management, perché è un po' critico, non tanto perché io e la prof Cavicchioli siamo critiche, ma perché è un esame base che è funzionale, gli voglio dedicare un secondo, funzionale agli altri, quindi le persone che hanno lasciato indietro data management l'anno scorso e anche il primo anno di attivazione del corso hanno avuto difficoltà a seguire economia sanitaria al secondo semestre, perché economia sanitaria sfrutta tutte le basi di statistica e analisi dei dati che vi offriamo in data management. Quindi il consiglio è, ok, seguite politiche pubbliche del prof Riba, ok, diritto, eccetera, ma data management è quasi una propedeuticità obbligatoria. Ecco, adesso ecco, non le credete perché è cattivissima. Allora, siamo qua in laboratorio con data management, dirà una cosa che qui non dovete credere.
che ci divertiremo, che sarà sì, bellissimo. No, ci divertiamo perché l'analisi dei dati è super divertente, soprattutto perché oggi sapete che viviamo in un mondo di dati, che i dati a disposizione ci sono. Vedrete questi grandi fogli di dati, dite bene, adesso cosa ne faccio? Finalmente siete, avete il privilegio di essere in questo dipartimento e di, avete il privilegio, cioè, e di vedere tecniche, mi dispiace, sono statistiche, ma questo lo mettiamo tra parentesi, è un privilegio. È un privilegio, è un privilegio, però per alcuni magari la parola statistica un po' si ritampano, ma ci divertiremo, quindi tireremo fuori da questi grandi fogli di dati delle informazioni rilevanti, torno un attimo seria, informazioni rilevanti per il decision making process, quindi per il processo decisionale. Quindi l'idea è un po', iniziamo ripassando un po' la statistica esplorativa, cioè andiamo un po' a esplorare questo pannello di dati, ma andiamo verso il data modeling, andiamo verso la modellizzazione dei dati per fare predizione e per prendere delle decisioni. E le decisioni oggi si devono prendere in tutti gli ambiti, che sia quello medico, quindi medico sanitario, che sia un ambito aziendale, che sia un ambito strettamente economico istituzionale. E prendere decisioni informate, cioè basate anche sui dati, è l'approccio migliore per poter essere efficaci nel processo decisionale. Bene. Ok, è stata veramente fantastica. Io però ci tengo a dire che ci stiamo soffermando su questo corso e non su altri, perché a parte economia sanitaria, anche Midot for Policy Impact Evaluation del secondo anno, e abbiamo un docente nel fondo un po' decentrato, che è quello di Midot, non ce la fate a passarlo se non avete passato l'economia, nel senso che data management è proprio, si riparte dalla statistica triennale, è l'opportunità anche per chi non ha fatto statistica di acquisirla in 6 CFO. Per voi fare economia sanitaria, economia ambientale e Midot for Policy Impact Evaluation in modo sereno. Quindi vi chiedo proprio di dedicare a questo corso un'attenzione e di esaurire la formazione entro appunto gennaio. Abbiamo le registrazioni, le forniremo subito, per cui anche chi magari si matricola tardi, si laurea tardi e quindi non riesce a venire in presenza, con le registrazioni sicuramente riesce a tenersi il pari. Ecco, scusami Laura, passo subito la parola a una persona più efficace e importante. Terrorizzante della professoressa Pistoretti. Intanto buongiorno a tutti, sono Lara Verani, coordinatore didattico del Dipartimento, do il benvenuto al Dipartimento per chi ha fatto la triennale diciamo in altre sedi e al corso di laurea magistrale Economia, Politiche Pubbliche e Sostenibilità. Il mio intervento sarà rapido su alcuni punti, quelli più organizzativi, che vi serve soprattutto all'inizio delle lezioni. Tra le altre cose mi occupo anche di relazioni internazionali, adesso magari darò qualche spunto, però su temi più specifici come Dipartimento organizziamo sempre degli incontri ad hoc, proprio per evitare di darvi troppe informazioni tutte insieme, come direbbe la professoressa Curzi, e che poi alla fine non rimangono. Okay. Quindi, pagina del corso di studio, ve l'ha già fatto vedere la professoressa Pistoresi. Consiglio che vi do è iniziate fin da subito a prendere confidenza con il sito web, perché sul sito inseriamo tutte le informazioni e anche con i canali social, in particolare Instagram, dove diamo anche proprio comunicazioni di servizio quotidiane. Sezione didattica, oltre alle presentazioni dei corsi di laurea e di laurea magistrali, dove c'è appunto la pagina anche del corso di studio, sicuramente una delle sezioni che dovrete utilizzare fin da subito è quella dell'organizzazione didattica. Un'organizzazione didattica che è articolata in varie parti, tra cui il calendario delle attività didattiche. Qui trovate in una tabella riassuntiva generale come è articolato l'anno accademico, è diviso in lezioni ed esami fondamentalmente. Quindi per quanto ci riguarda le lezioni iniziano oggi, finiscono il periodo di lezione prima delle vacanze di Natale, gennaio, febbraio esami, fine febbraio si ricomincia il secondo semestre, fino a fine maggio
fine maggio, giugno, luglio e settembre di nuovo esami. Una novità di quest'anno, anche in risposta alle richieste dei rappresentanti degli studenti, quindi una novità anche per chi ha già frequentato il DEMB nella triennale, l'introduzione alle prove intermedie. Quindi quest'anno, per la prima volta, a novembre ci si fermerà per una decina di giorni e i corsi che stanno avendo lezione adesso nel primo semestre faranno una prova intermedia che noi vi consigliamo caldamente di utilizzare. Dopodiché, sospensione di 10 giorni, si ricomincia per il termine delle lezioni, gennaio-febbraio esami, il primo appello di gennaio prevederà la seconda parte dell'esame oppure la prova totale per chi non ha superato o non ha sostenuto la prova intermedia, secondo appello solo prova totale. Così il secondo semestre nello stesso modo, sospensione ad aprile, prova intermedia, fine maggio, primi di giugno, primo appello di prova totale e contestualmente seconda parte dell'esame, le seconde date di giugno e luglio e la prova di settembre, prova totale. Quindi è un incentivo anche per voi ulteriore per seguire le lezioni, ma soprattutto per rimanere in pari con gli esami. Quindi al di là del calendario accademico, l'orario, diciamo, quel vostro impegno settimanale lo vedete nella sezione orario delle lezioni. Qui avete due visualizzazioni differenti. La prima, che è utile soprattutto in una fase, diciamo, iniziale, perché a colpo d'occhio vedete veramente quali sono le lezioni previste e quindi, diciamo, l'impegno orario, che è una tabella, ok? Quindi questo vi serve per vedere, no, tendenzialmente lunedì 10:15 corso di analisi delle politiche pubbliche, dopo data management e così via. Questa è una tabella statica, vuol dire che è l'orario previsto per il semestre. Può succedere, siete alla magistrale, quindi lo sapete bene, che alcune lezioni magari possano essere sospese, recuperate, piuttosto che magari c'è un evento, un convegno e quindi l'aula viene utilizzata per il convegno e la lezione è spostata in un altro. Tutte le modifiche giorno per giorno vengono inserite in quello che si chiama portale studenti, che è anche in realtà il corrispettivo, un applicativo che si chiama App Unimore Calendar. Qual è il vantaggio di questo? Che qui vedrete in tempo reale tutte le, diciamo, l'occupazione delle aule e le lezioni veramente in quella settimana. Se andate a settarlo col vostro corso di studio e il vostro anno, qua vi fa vedere effettivamente le lezioni che si svolgono. Quindi l'orario statico, diciamo, è l'orario generale del semestre. Tutte le variazioni sono visibili anche qua. Scaricando l'app Unimore Calendar vi arrivano ulteriormente le notifiche che sono proprio destinate o magari a tutti gli studenti del dipartimento o alla vostra corte specifica. In questa sezione ci sarà poi anche lo spazio per quanto riguarda il calendario degli appelli, qui trovate già le prove intermedie di novembre e poi successivamente le sedute di laurea. Legato al calendario degli esami c'è il discorso dei piani di studio. Soprattutto voi del primo anno, diciamo del vostro corso di laurea, avete alcuni insegnamenti a scelta all'interno di un paniere, più dei crediti a libera scelta. Quelli del paniere sono vincolati, lo dico perché molto spesso gli studenti chiamano libere scelte tutti gli insegnamenti, sono due cose diverse, quindi nel paniere avete degli insegnamenti vincolati da quella lista, quelli che invece sono a libera scelta sono totalmente liberi e le potete pescare. In prima battuta quello che noi vi proponiamo è gli insegnamenti che non avete già scelto all'interno del paniere, proprio perché tutti gli insegnamenti previsti dai PPS sono coerenti col profilo pensato per la vostra laurea magistrale. Dopodiché, tra gli insegnamenti degli altri corsi di laurea magistrale del Dipartimento, in ultima istanza anche insegnamenti eventualmente della triennale o di altri corsi di laurea di altri dipartimenti. Per quest'ultima casistica
dovrete chiedere in prima battuta il parere del presidente del corso di studio e poi l'autorizzazione in giunta. Su questo però c'è tutto illustrato nella pagina del corso di studio. La compilazione del piano di studi si aprirà a tendenzialmente i primi o metà ottobre. Perché? Perché la compilazione del piano è obbligatorio per riuscirsi a iscrivere agli esami. Quindi questa, diciamo, è una novità rispetto agli anni precedenti, nel senso che così è sempre stato. Però quest'anno, avendo introdotto le prove intermedie, ovviamente questa necessità di compilare il piano di studi viene anticipata. Quindi a partire dal 10-15 ottobre si apriranno i piani di studio online, su questo vi daremo comunque comunicazione sia tramite il sito che tramite mail, e dovrete compilarlo per potervi iscrivere alle prove intermedie. Se uno non si iscrive? Se uno non si iscrive alla prova intermedia, se uno non compila il piano di studio, la materia non ce l'ha e di conseguenza non vede l'appello e non riesce a iscriversi. Allora, noi mandiamo in genere dei reminder generali, non al singolo. E quindi all'apertura, dopo un po', ti ricordo che il piano di studi chiuderà. Dopodiché confidiamo anche nel fatto che, essendo studenti universitari, se lo devono scrivere in agenda, come scrivono la partita di calcetto, scrivono anche la compilazione del piano studi online. Ma se ne accorgono subito perché non riescono a iscriversi all'esame. Quindi in genere, come mai non riesco a iscrivermi all'esame? Guarda, non è compilato il piano di studi online, compilano e dopo riusciranno a iscriversi. L'appello lo vedete già nel calendario, S3, la lista si apre 10 giorni prima rispetto alla data e si chiude 3 giorni prima della data d'esame. Le prove intermedie non produrranno un verbale. Cosa vuol dire per voi? Vuol dire che vedrete l'esito, ma quell'esito non sarà registrato sul libretto. Solo dopo aver sostenuto l'esame completo avrete l'esame registrato sul libretto, che sarà la media o quanto comunque il docente ha stabilito e ha scritto nella scheda dell'insegnamento relativamente al peso della prova intermedia rispetto alla prova totale. Quelle schede che abbiamo visto prima, piano di studi, primo anno, secondo anno, le schede aprite, ci sono i contenuti, quelle schede che abbiamo visto prima, o sotto piano di studi, primo anno, data management, contenuti, eccetera, o nella scheda del docente. Però se non sapete il nome del docente, è molto più facile andare a vedere le modalità di verifica nel piano di studi 24-25, ad esempio di data management, trovate verifica dell'apprendimento e trovate la prova intermedia, la prova finale, diciamo, le percentuali, eccetera, il peso delle prove, tutto il dettaglio di come si svolgerà la prova, che è una prova scritta con l'uso del software, eccetera. Quindi io consiglio di leggerla lì. Ovviamente ha accesso alla prova intermedia e all'esame solo lo studente che si è immatricolato. Sapete che c'è sempre questa, diciamo, nel primo semestre del primo anno di magistrale, qua questo, chiamiamola stortura dell'immatricolazione fino al 20 dicembre, quindi ovviamente alla prova intermedia, prevedendo l'iscrizione su S3, hanno accesso solo gli studenti che sono effettivamente immatricolati al corso di studio. Quindi sempre poi qui nella pagina trovate anche tutte le informazioni, i contatti e nella pagina dei piani di studio, quello che dicevamo prima, anche come si compila il piano di studio online, questo comunque viene anche ricordato sia nella mail che nella news dove vi informiamo dell'apertura dei piani e le regole relativamente a come si scelgono gli esami a libera scelta, che ribadisco sono quelli a scelta totalmente vostra e non quelli del paniere. Allora, secondo anno
Ok, secondo anno, adesso ve l'anticipiamo, in realtà poi ci sarà anche su questo un incontro specifico, è prevista la prova finale. La prova finale, diciamo, ha una doppia modalità, quindi ho una tesi di ricerca fatta, diciamo, sulla base di un argomento assegnato dal relatore della tesi, oppure abbinato a uno stage. Su questo lascio la abbiamo parola. Abbiamo un file con proprio come ci si laurea. Esatto. Dopodiché ribadisco, su questo faremo un incontro quando sarete più prossimi. Buongiorno. Allora. La ragione per cui, diciamo, ve lo raccontiamo già adesso, è per rendervi... per farvi capire che non ci sono solo io in questo corso di studio a monitorare l'andamento, ma c'è anche un gruppo di gestione, un gruppo di docenti che si occupa di tantissime cose, il monitoraggio della qualità, le criticità, eccetera, e anche una commissione tesi stage. I riferimenti siamo io, la prof Costantini e il prof Gallo, e l'ufficio stage, dopo anche interverrà l'ufficio stage. Quindi ci sono tanti organismi che si occupano del monitoraggio del corso di studi e anche due referenti, due rappresentanti che quest'anno però decadranno e quindi dobbiamo trovare nuovi rappresentanti, ne servono due. E poi vi racconteremo. E anche serve uno studente, possibilmente del primo anno, per la commissione paritetica docenti-studenti, che è quell'organo del dipartimento che monitora la qualità di tutti i CDS. E serve uno studente per ogni corso di laurea. Quindi vi chiediamo anche se qualcuno di voi è interessato, ci sono dei vantaggi, 3 CFU, eccetera. Magari ecco, lo ridice dopo la Lara. Adesso torniamo un attimo su tesi e stage e facciamo vedere che è tutto nel sito. Esatto, allora buongiorno a tutti e a tutte. Allora io vi darò informazioni veramente di sintesi perché, come dire, manca del tempo, però trovate sia la presentazione di come ci si laurea in generale in Unimore, sia come ci si laurea in EPPS e poi, visto che l'anno scorso abbiamo messo a sistema questa procedura, c'è anche un bellissimo file con le FAQ. Leggetelo perché erano sono le domande che nel corso dei 2 anni sono venute fuori dagli studenti e abbiamo provato a rispondere. Allora, sostanzialmente il primo dato importante è che si può chiedere la tesi quando mancano 15 CFU. Questo è importante nel senso che c'è una commissione che valuterà e questo, diciamo, è il requisito per cui parte poi la procedura di assegnazione della tesi. Quindi quando mancheranno 15 CFU potrete fare domanda. La tesi è chiaramente una tesi magistrale, quindi viene considerata una tesi di ricerca, quindi non è la tesi della triennale, ma una tesi appunto di ricerca che in sé vale 18 CFU, ok? Allora, EPPS non ha, a differenza di altre magistrali, uno stage obbligatorio, quindi non avrete l'obbligo dello stage, però nel tempo abbiamo ragionato sul fatto che, fare delle tesi legate a degli stage poteva essere un'esperienza interessante. Su questo dico una cosa, siccome non è obbligatorio, non sarà uno stage di quelli, come dire, tradizionali, ok? Ma è uno stage che è finalizzato alla ricerca, che verrà certificato attraverso la procedura dell'ufficio stage, quindi alla fine avrete un attestato che avete fatto quello stage da qualche parte, però l'obiettivo è, far sì che quell'esperienza diventi la vostra domanda di ricerca e troviate in quell'esperienza, come dire, i dati, le informazioni e comunque un contesto che vi permette poi di scrivere la tesi. È obbligatorio? No. Nel questionario di cui poi vi parlo, con cui chiederete la tesi, potete tranquillamente anche dire no, non sono interessato a fare uno stage di ricerca. Questo è l'altro elemento fondamentale, quindi non è obbligatorio. Una tesi di ricerca. La tesi è di ricerca, quella della magistrale, ma è lo stage finalizzato a questo, potete anche non farlo. E vedrete che i diversi docenti del corso hanno tutta una serie di relazioni, ok, e di temi di interesse su cui possono eventualmente favorire questa attività di stage e in generale appunto l'attività di ricerca. E la base di ore è 150, quindi se deciderete di fare lo stage di ricerca finalizzato alla tesi, la base, diciamo, minima da cui insomma si parte sono 150 con tutta poi la parte di formalizzazione. E
Come funziona? Funziona che viene mandato a cadenza legata alle sessioni di d'esame, quindi tendenzialmente a febbraio, giugno e settembre, viene mandato un questionario, quindi legato a un modulo, ok? Vi viene chiesto di compilarlo, vi viene chiesto di compilarlo con tutta una serie di informazioni legate appunto al fatto se avete o meno i 15 CFU, quelli che sono gli esami che vi mancano, vi viene chiesto di assegnare 5 preferenze a 5 docenti come tutor di supervisione per la tesi. Quindi voi avrete l'elenco di tutti i docenti del corso e esprimerete da 1 a 5 le vostre preferenze. È possibile, perché in alcuni casi è successo, c'è anche la possibilità altro, che però deve essere un docente unimore con cui avete o sostenuto un esame o comunque avete avuto una qualche forma di relazione, quindi non uno a caso nel mondo unimore. Si compila, c'è una commissione stage di cui facciamo parte io, la professoressa Pistoresi, il professor Rinaldi e Giovanni Gallo, che non è presente oggi. Ci riuniamo, sostanzialmente valutiamo le varie richieste, quindi andiamo sostanzialmente in base alle preferenze, ma anche in base ai temi, perché una delle altre cose che abbiamo provato a inserire è se avete dei temi su cui vi interessa poi approfondire la tesi finale. È chiaro che nel momento in cui scegliete un professore, in uno dei file di cui vi parlavamo prima, ci sono anche tutti i temi sostanzialmente che quel professore o quella professoressa affronta, ma poi ve lo diranno insomma anche a lezione. Fino a oggi, quindi in un anno di esperienza, non siamo andati, secondo me, oltre la terza scelta. Lo dico perché è una delle domande che negli anni, insomma, nel corso della prova è venuta spesso avanti, no? Quindi, come dire, bilanciando le tesi in carico ai professori e le vostre richieste, siamo riusciti sempre a stare intorno alla terza scelta. Vedrete che nei requisiti, insomma, per l'allocazione del tutor, una dei principi che abbiamo seguito è una diciamo distribuzione il più possibile paritaria tra i docenti. Perché? Perché c'è tutto un tema chiaramente di carico didattico dei docenti, ma soprattutto perché essere seguiti nella tesi è un elemento di valore, no? Per chi la tesi la deve fare. Allora, se ci sono dei professori che ne hanno tantissime, il rischio è che non riescono a seguire le persone, o viceversa, come dire, il rischio appunto di fare dei lavori che magari non danno soddisfazione neanche a voi. E una volta che si riunisce la commissione, viene mandata una mail sostanzialmente individuale in cui si decide chi è, viene comunicato il nome del tutor o della tutor che è stato assegnato, e da lì parte tutto il percorso sostanzialmente di lavoro con il tutor o la tutor. Dico l'ultima cosa: è chiaro che questa procedura serve per rendere il più trasparente possibile tutta l'allocazione. È chiaro che in questi 2 anni i professori e le professoresse li conoscerete, quindi capiterà che magari ci ragionerete anche perché magari hanno toccato dei temi che vi interessano in modo particolare, e quindi è possibile che ci si faccia una chiacchierata prima della compilazione del questionario. Però la compilazione del questionario è il momento formale di richiesta, quindi può anche essere che quella persona con cui avete discusso magari in quel momento lì ha 7 tesi e diventa impegnativo darne un'ottava. Posso dire una cosa? Giusto, sul tirocinio, e poi adesso passo la parola a Rossella De Vita, che fa parte tirocini. Chiaramente c'è tutta una procedura informatica di riconoscimento, diciamo, dell'organizzazione attraverso piattaforme. Buongiorno a tutti, io qui rappresento l'ufficio stage di questo dipartimento, mi occuperò della parte amministrativa e gestionale del tirocinio. Allora, intanto noi entriamo in gioco dopo che la commissione ci fornisce nominativi degli studenti che devono avviare un percorso di tirocinio collegato alla tesi. Prenderemo i contatti con il docente relatore che ci fornirà le indicazioni sui contenuti del tirocinio. E poi utilizzeremo una piattaforma che si chiama piattaforma Servizi Placement di Ateneo, che ci permetterà di interagire con l'azienda o con l'ente e istituzione che vi ospiterà per preparare la documentazione di attivazione di tirocinio. Se avete già svolto altri tirocini, la documentazione è sempre la stessa: c'è alla base una convenzione di tirocinio, che è un accordo tra noi dipartimento e l'ente ospitante, e poi alla convenzione si allegherà un progetto formativo che conterrà
il nominativo dello studente e tutti i dettagli del tirocinio, dagli orari di lavoro alla sede aziendale, insomma tutto quello che caratterizzerà il vostro tirocinio. La procedura è totalmente informatizzata, sarà molto semplice, non entro nel dettaglio perché poi ve la spiegheremo man mano e la spiegherò alle persone che faranno questa esperienza. Sul sito, se volete dare un'occhiata, è comunque disponibile una sezione servizio stage placement che vi spiega un po' tutto. Grazie. Niente, volevo solo ribadire una cosa, lo stage non è obbligatorio, questo significa che voi avete il diritto di fare solo la tesi di ricerca, la 18 CFU, e il corso di laurea può anche non avere, se voi richiedete di fare un tirocinio, in quel momento un docente che ha un'offerta di tirocinio. Cioè anche noi abbiamo il diritto di dirvi in questo momento non abbiamo tirocinio per voi. Quindi è reciproca la diciamo non obbligatorietà, ok? E niente, chiederei a Lara di continuare a raccontarci intanto questa, gli Erasmus, tutte le procedure, ma più che altro questa necessità di avere uno di voi che ci accompagna nella supervisione dell'andamento del nostro corso di studio, uno studente che racconta a questo organismo di dipartimento che si chiama Commissione Paritetica Docenti Studenti le criticità eventuali, non ce ne sono quasi mai, scherzo, che emergono nell'andamento del corso di studio. Non solo le criticità, anche i punti di forza. Che è uno degli aspetti della qualità. Adesso scherzi a parte, il ruolo diciamo qual è il ruolo degli studenti anche a livello di rappresentatività? Due parole, gli studenti fanno parte degli organi di dipartimento, cosa vuol dire? Vengono eletti per il consiglio di dipartimento, sono 11 nel nostro caso, uno viene scelto per la partecipazione alla giunta, che è l'altro organo, diciamo, gestionale del dipartimento. Poi ci sono dei rappresentanti eletti per il consiglio di corso di studio, è quello che vedete qua. Quindi, oltre a farne parte tutti i docenti del corso, un'unità di personale tecnico-amministrativo, ci sono anche i rappresentanti degli studenti e poi la commissione paritetica docenti-studenti. E diciamo su questo organo che c'è sempre un po' più di criticità, passatemi il termine, perché la commissione paritetica è un organo previsto proprio dai decreti ministeriali ed è una sorta di organo di controllo del corso di studio, del dipartimento o a livello centrale come Ateneo è il nucleo di valutazione che è il corrispettivo. Come dice il nome, la commissione paritetica è formata in egual numero tra docenti e studenti. Come vengono, diciamo, scelti? Allora, i docenti sono 9, come sono 9 i nostri corsi di studio, e quindi 9 studenti. Gli studenti sono uno per ciascun corso di studio. I docenti che lavorano in sottogruppi, a coppie, uno studente e un docente, e il docente non insegna invece su quel corso di studio, proprio per evitare eventuali conflitti di interesse. Il grosso del lavoro della commissione avviene in genere nel periodo ottobre-dicembre, perché uno dei documenti previsti per legge è la relazione annuale della commissione paritetica docenti studenti che deve essere caricata sulla piattaforma del Ministero entro il 31 dicembre. Quindi viene fatto un piccolo corso di formazione agli studenti per spiegare qual è il ruolo della commissione paritetica e quali sono i documenti che vengono analizzati dalla commissione paritetica per redigere questa relazione. E poi vengono fatti gli incontri invece operativi della commissione. Tutto questo nell'arco ottobre-metà dicembre. Gli incontri per quanto ci riguarda della commissione di dipartimento sono tutti online. In genere il primo giorno il presidente, che è la professoressa Parolini, convoca la prima riunione e in sede della prima riunione si decidono un po' il calendario degli incontri sulle basi delle disponibilità dei membri. Il corso di formazione invece organizzato a livello centrale e in genere è in presenza. Quest'anno direi, visto che Unimore è sottoposta alla visita di controllo ministeriale che si svolgerà dal 1 ottobre all'11 ottobre, ho capito che il corso di formazione avrà un incontro in presenza e gli altri a distanza. Questo lo dico perché è, diciamo, obbligatorio avere una certa percentuale di partecipazione agli incontri.
Quindi fatti gli incontri, fatti il lavoro a livello dipartimentale che produce questa relazione finale, vengono rilasciati 6 crediti formativi che gli studenti possono utilizzare per i famosi esami a libera scelta, quelli che vi dicevo prima, che sono totalmente liberi a scelta vostra. Secondo me è un'ottima opportunità, al di là dei 6 crediti, perché diciamo, vi viene data la possibilità intanto di capire un po' più da vicino e da dentro come funziona il dipartimento e il corso di studio, e poi di farvi anche portavoce di eventuali necessità o bisogni che magari il corso di studio ha, ed è quella, diciamo, una delle sedi appropriate, oltre al consiglio di corso di studio, per segnalare, come dicevamo prima, eventuali problematiche o magari anche punti di forza che volete condividere con i vostri colleghi di altri corsi di studio. Quindi, se qualcuno è interessato, lo invito a contattarmi rapidamente, proprio perché il corso e le attività sono in fase di avvio e lo studente di PPS manca nella commissione paritetica. La criticità che dicevo prima è legata al fatto che c'è un'alternanza molto rapida in questi studenti, magari entrano al secondo anno, riescono a fare solo un periodo e poi nel frattempo si laureano, quindi siamo sempre un po' alla rincorsa della componente studentesca della commissione. E dopodiché, non so se ci sarà Emilia Di Santo, se dico qualche cosa io su Teams. Okay, allora lascio invece la parola a dottoressa Alfonsi. Erasmus, allora l'unico consiglio che vi do, visto che come dicevo prima faremo poi un incontro specifico, è di iniziare già a vedere le sedi eventualmente che vi interessano e i requisiti d'accesso. Mi riferisco soprattutto a quelli linguistici. La maggior parte delle sedi che dichiarano la lingua inglese ormai ci chiedono certificazioni linguistiche internazionali per poter essere selezionati. Quindi vuol dire che non bastano i nostri corsi o i corsi fatti al CLA, ma serve proprio una certificazione rilasciata dagli enti certificatori autorizzati, tipo Cambridge. Esatto, molto importante. Il C1 basta il B2. B2 in genere. Allora, basta il B2, ma noi come corso di studio vi ammettiamo col B1 da bando e anche senza una certificazione del B1, se avete fatto un corso da 6 CFU di inglese alla triennale. Quindi se voi non avete una certificazione, perché non serviva per l'ammissione ai PPS, ma volete passare un periodo di studio fuori, dovete cominciare a guardare anche il sito del CLA, perché il nostro centro linguistico offre dei corsi in preparazione alla certificazione. Quindi non andate a pagare una scuola privata, perché il nostro centro linguistico di Ateneo vi prepara per il B2, vi prepara anche per il C1, credo, che è un altro livello successivo di preparazione. E sull'Erasmus, ok, andare fuori, ma che non, io, il mio consiglio è, ognuno di noi sa che punto è nella propria carriera e quindi che la scelta di andare all'estero non pregiudichi poi l'uscita in 2 anni. E se andate fuori corso, eccetera, non so se convenga passare un periodo fuori. L'altro suggerimento è magari farlo il secondo semestre, se è possibile, del secondo anno, non quando avete i corsi. Sì, la scelta del semestre è vostra, nel senso che quella proprio è scelta dello studente, non viene quindi tra virgolette imposta, a meno che la sede non abbia, ma sono 2 o 3 su 60 che abbiamo, un semestre dedicato agli studenti internazionali. Qui trovate la lista delle sedi, condivise per lingue, quindi basta aprire. La cosa che vi dico è, se siete interessati a questa opportunità, muovetevi per tempo, perché anche solo l'iscrizione a esami per la certificazione non è così immediata, a volte ci vogliono dei mesi, e il bando in genere esce a quest'anno, avrebbero detto fine dicembre o comunque a gennaio, la selezione noi la facciamo a febbraio, quindi in sede di selezione lo studente deve già avere la certificazione. A questo punto lascio la parola alla dottoressa Alfonsi, che è la direttrice tecnica della biblioteca. Grazie mille, grazie mille Lara. Buongiorno a tutti e tutte, un benvenuto anche da parte mia e dello staff della Biblioteca di Economia Sebastiano Brusco.
Come forse sapete, chi di voi ha frequentato qui all'Unimore la triennale, la biblioteca è chiusa da 3 anni e mezzo, quindi forse non avete ovviamente potuto beneficiare fino ad ora, riaprirà da martedì prossimo. Dal 1 ottobre la biblioteca riapre, sarà a vostra completa disposizione. Troverete in biblioteca, che si trova qua al piano di sotto dell'area est del Foro Boario, troverete quasi 300 posti di lettura, una zona PC e portatili dedicata agli studenti, una collezione di circa 130.000 monografie cartacee, circa 200 riviste in abbonamento in versione cartacea, per non parlare appunto di tutta la biblioteca digitale d'Ateneo, che conta appunto centinaia di ebook, migliaia di riviste disponibili e ricercabili in formato digitale, oltre a varie banche dati anche di interesse economico. I servizi sono sempre stati attivi, sono attivi tuttora. Se avete bisogno fin da adesso di prendere a prestito dei libri, voi dovete tenere presente questo sito, Bibliomore. La professoressa dovrebbe aver distribuito alcuni segnalibri. Io parto magari dal sito della Biblioteca di Economia, che vi consiglio di consultare periodicamente, perché troverete tutte le informazioni aggiornate sui servizi, oltre ai link alle principali risorse, servizi, banche dati a vostra disposizione. Appunto qua ci sono tutti i link e tutte le novità, compreso appunto, come vi dicevo, il link al catalogo online Bibliomore, che è il catalogo online disponibile anche in versione app per smartphone e tablet di tutte le biblioteche dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Come vi dicevo, il servizio a prestito è attivo fin da adesso, basta fare login con credenziale Unimore e inoltre, dopo aver fatto una ricerca, inoltrare una richiesta di prestito. In quest'ultima settimana i libri sono disponibili su richiesta dal giorno successivo negli uffici della biblioteca, che si trovano qui in fondo al corridoio di questa dell'ala est del Foro Boario. E dalla settimana prossima non ci sarà più bisogno di fare questa richiesta di prestito, perché voi potrete entrare in biblioteca, fare la vostra ricerca anche prima da smartphone e verificare collocazione e disponibilità di tutte le risorse. Se si tratta di appunto di libri e riviste cartacee, li troverete e li potete prendere direttamente a scaffale. Questo sito, Bibliomore, è molto utile perché integra sia le risorse cartacee che le risorse digitali. Se state ad esempio cercando un libro, potete verificare contestualmente se è disponibile la versione cartacea facendo la ricerca in catalogo e lanciando la ricerca. Ottenete una lista di risultati che corrispondono alle parole inserite, potete inserire banalmente una parola del titolo e a volte anche il cognome di un autore, insomma in base appunto al riferimento bibliografico che avete a vostra disposizione. Qui verificate la presenza di quel volume o di quella rivista nelle varie biblioteche dell'Università di Modena e Reggio Emilia e potete verificare se il libro è disponibile, qual è la sua consultazione e per quest'ultima settimana fare la richiesta di prestito. Dalla settimana prossima non ci sarà più bisogno di fare la richiesta di prestito. Se vi spostate in questa label a fianco, ebook, journal e banche dati, potete verificare immediatamente se abbiamo a disposizione la versione ebook. In questo caso sì, individuate l'edizione che vi interessa, seguite il link alla collezione di ebook a cui appunto l'Università di Modena e Reggio Emilia è abbonata e seguendo il link, anche in questo caso con credenziale Unimore, ma in genere sono sempre indicate le istruzioni per accedere a ogni singola risorsa, accedete direttamente al full text di quel libro o di quella rivista. Per quanto riguarda i servizi, oltre al prestito, tenete presente che lo staff della biblioteca è sempre a vostra disposizione, ci potete contattare fin da subito scrivendo a biblioeco@unimore.it e ci troverete dal 1 ottobre appunto in biblioteca. Potete prendere appuntamento anche per consulenze sulla ricerca bibliografica più approfondite quando sarete appunto più vicini alla vostra tesi di laurea. La biblioteca organizza 2 volte all'anno un corso sulla ricerca bibliografica che dà diritto a 3 CSU, non ci sarà l'edizione autunnale ma riprenderemo con la primavera dell'anno prossimo e, oltre a questo ci sono servizi come il prestito interbibliotecario e il document delivery che vi consentono, se un libro o una rivista non sono presenti nelle nostre collezioni, tramite la biblioteca di ottenere il libro
direttamente qui, noi lo chiediamo a nome vostro, altre biblioteche italiane e estere, ve lo facciamo trovare qui in biblioteca fisicamente. Nel caso invece del document delivery, richiediamo alla biblioteca, ad altre biblioteche, la scansione, e quindi trovate qua in biblioteca nel giro di pochissimo tempo qualunque articolo di cui voi avete bisogno, anche se appunto non è presente nelle nostre collezioni. E VPN ci vuole ancora? Allora, la VPN vi consiglio di attivarla ogni volta che fate una ricerca bibliografica. Trovate il link sia qui sull'home page di Bibliomore, VPN. Di fatto è un sistema che simula, da qualunque postazione voi vi state collegando alle risorse Unimore, simula un accesso dall'interno della rete Unimore. Molte risorse sono accessibili tramite riconoscimento IP, quindi attivando prima di qualunque sessione di ricerca bibliografica questa VPN, che è di fatto un software che voi scaricate, configurate e attivate ogni volta che vi serve, appunto queste collezioni di risorse bibliografiche vi vedono come se foste all'interno della rete Unimore e potete vedere tutto. Tante volte non attivando la VPN credete che una risorsa, un articolo, una rivista non sia presente perché non riuscite ad andare oltre i metadati presenti sul sito dell'editore. In realtà abbiamo pagato l'abbonamento a quella rivista, ma soltanto attivando la VPN riuscite a scaricare il full text degli articoli che vi interessano. Non è l'unico modo per accedere alle risorse da remoto, le risorse bibliografiche dell'Unimore da remoto. Sempre più risorse prevedono invece l'inserimento delle credenziali Unimore, molto banalmente. In genere, facendo la ricerca appunto da Bibliomore nella label accanto ebook, riviste, banche dati, viene sempre indicato qual è la modalità di accesso, se tramite riconoscimento IP o tramite login con credenziali Unimore. Ok? Per sicurezza, se quando fate una sessione di ricerca bibliografica attivate la VPN, siete sicuri che non vi sfugge assolutamente nulla, d'accordo? E niente, benvenuti e benvenuti in Unimore, e dal 1 ottobre ci vediamo in biblioteca. Siamo molto contenti. Ho delle informazioni private sul fatto che possa anche aprire di sera la biblioteca, forse. Nell'autunno autunno e sicuramente dalla primavera. Adesso stanno valutando, forse anche il weekend. Va bene, comunque è molto importante la biblioteca, a parte per la didattica, per la tesi, e quel corso che fanno da 3CFU è fondamentale sulla ricerca bibliografica, perché quando arrivate alla tesi nessuno sa fare ricerca bibliografica, quindi si perde molto tempo ad acquisire questi strumenti. E normalmente le tesi di ricerca sono strutturate in modo tale che c'è una prima parte di ricerca bibliografica, a volte è una systematic literature review, quindi ha dei criteri ben precisi per cui uno la deve fare, partendo da un numero molto ampio di articoli scaricati da riviste scientifiche solo di un certo tipo, sono quasi tutti in inglese, poi con criteri di riduzione si arriva a un nocciolo importante di articoli utili per la tesi. Questa systematic literature review, se voi non sapete neanche diciamo fare una ricerca degli articoli su rivista, come vi insegnano in questo corso da 3CFU, diventa un problema, e normalmente le tesi, notiamo, sono deboli proprio rispetto a questa parte. Al dottorato, lavoro, sviluppo e innovazione, dove insegno, e molti docenti di BPS insegnano, una docente offre degli argomenti molto interessanti su come si fa la systematic literature review. Stiamo organizzando un mock da offrire anche a voi, per fare questa parte, diciamo, delle vostre tesi, ma che è successivo all'acquisizione delle competenze, quelle del corso della biblioteca, che sarà disponibile in primavera. Quindi sottolineo l'importanza di seguirlo. Aggiungo solo una cosa, appunto, questo corso noi lo mettiamo a disposizione in modalità blended. Questo vuol dire che gran parte delle lezioni sono preregistrate
E quindi, al di là della sessione che verrà attivata nella primavera 2025, tutti i moduli già registrati, se voi avete bisogno ci contattate, noi ve li condividiamo, a parte che sono tutti su YouTube, quindi il modulo sulla singola banca dati, il modulo su come si struttura la ricerca, sul determinato strumento bibliografico, sono gran parte già preregistrati, aggiornati in questa primavera e disponibili. Quindi contattateci su via mail biblioetico@unimore.it, perché oltre a essere disponibili anche per appuntamenti, per farvi vedere al di là del corso strutturato di 20 ore, quindi in maniera individuale spiegarvi un po' come funziona la ricerca bibliografica qui in Unimore, e possiamo appunto inizialmente condividervi anche questi video tutorial già registrati dedicati alle singole risorse a vostra disposizione. Okay? Sì. Ultima cosa, servizio civile digitale, non so se vi può interessare questa opportunità, Unimore ha attivato dei bandi per il servizio civile universale ed è in scadenza il 26 settembre la possibilità di iscriversi e aderire al servizio civile digitale. Non so se lo conoscete, sono 12 mesi, un impegno di 25 ore settimanali a fronte di 500 euro circa mensili. E in questo progetto sono protagonisti le biblioteche Unimore. Se vi interessa potete svolgere il servizio civile digitale nella nostra biblioteca, nelle altre biblioteche Unimore, oltre naturalmente in altre biblioteche del territorio. Poi ci sono vari altri progetti, vari altri bandi attivi che sono appunto scadenti il 26 settembre, però se vi interessa potete candidarvi entro mercoledì, direi. 25 anche se sono iscritto a un corso di laurea, si può? Non sì. È solo per diplomati? No, dai 18 ai 28 anni, e naturalmente appunto è richiesto un impegno di 25 ore settimanali che dovete comunque riuscire a, a integrare con la frequenza, le lezioni, eccetera. Ma può scegliere una persona quando o c'è un orario fisso? Ci si può accordare in base alle varie sedi e con le strutture che hanno appunto attivato questa possibilità, compresa appunto la Biblioteca di Economia. Quindi sì, indicativamente ci si può senz'altro accordare tra le mattine e i pomeriggi per frequentare, per essere presenti in servizio e anche poter frequentare le lezioni. Bello. Benissimo, grazie mille. Grazie. Ci vediamo. Volevo, per quelli non Unimore, gli Unimore ovviamente lo sanno, noi mettiamo generalmente le registrazioni dal 30 settembre in uno spazio che si chiama Teams, mentre il materiale didattico generalmente in uno spazio che si chiama Moodle. Per questo motivo, per i non Unimore, ma anche per gli Unimore che non si ricordano la storia dell'aggiornamento della password, sai? Va bene, c'è la dottoressa Di Santo che vi racconterà alcune cose. Qui siamo ancora nel sito di biblioteca. Okay. Ok, allora io mi chiamo Erminia e mi occupo in dipartimento in particolare di Teams e Moodle, che sono le due piattaforme che si utilizzano a supporto della didattica. Allora, come diceva la prof, Teams è la piattaforma che utilizziamo per la registrazione delle lezioni e Moodle è la piattaforma dove tutti i docenti caricano materiali didattici vari, slide, oppure dalle quali mandano informazioni, programma d'esame, programma del corso, eccetera, eccetera. Allora, quello che volevo fare io stamattina, adesso appunto non so quanti di voi utilizzino già Teams e Moodle, però quello che volevo fare stamattina è farvi vedere in pratica come funzionano queste piattaforme, visto che avete tutti davanti al computer. E questo vi servirà anche per le future lezioni che svolgerete qua dentro, perché l'accesso alle macchine virtuali da questi terminali che avete davanti sarà identico. Quindi cominciamo proprio dal passaggio dal terminale, quindi per entrare in Windows, che è il software che si utilizza nel dipartimento, dovete cliccare sull'icona a destra, su My Desk Unimore. Se vedete il monitor spento, basta dare un invio sulla tastiera. Quindi il My Desk Unimore. Ok, nella prima schermata cliccate sulla freccina Servizi Generali e scegliete il laboratorio.
proprio cliccare, no, non dovete inserire dati qua nella prima schermata, dovete solo cliccare su una freccina che c'è verso di fianco al servizio generale, Italia Laboratori. Ok, nella maschera successiva dovete inserire il vostro identità di memoria. Certo, certo. Allora, chi ha un timore, questa cosa un po' lo dovete già conoscere. Allora, ok, una volta arrivati alla schermata con le due icone blu a sinistra, cliccate su Demo completo. Allora, questo è quello che farete anche per le lezioni di data management, direi. Cosa avete? Allora, la, il passo successivo è cliccare su Connect. Ok, da qua già riusciamo a capire il valore di ricordare la propria user e il proprio passo. Ok, c'è la possibilità, se non me la ricordate, di cambiarla. Ok. Sì. Se con speed ti dà errore, è necessario inserire le credenziali Unimore e quindi prova a guardare sul cellulare o se proprio qualcuno non riesce a entrare, si mette vicino al collega e guarda le cose da lì. Ok? No, se ci sono un'icona sulla dinamica, vuol dire che non avete scelto laboratorio, devo uscire, quindi dovete anche abituarvi a guardare dove siete posizionati, ok? È chiaro che queste operazioni che fate qui e che farete qui durante le lezioni, a casa non dovete farla, cioè a casa dovete solo entrare su Moodle e su Teams, ok? Quindi, diciamo così, chi adesso non riesce ad entrare risolverà il problema e adesso può guardare lo schermo di chi è riuscito a entrare. Perché secondo te? Ma non me lo ricordi, come mai non riesco a entrare? Ma perché qualcuno non si ricorda la user e la password? Più di more. Ok. Allora, quello che volevo farvi vedere oggi, quello che vedete qua è Teams. E questa qui è la parte di Teams in cui si registra, cioè in cui il docente che fa lezione registra. Allora, siete arrivati, chi è arrivato su Windows può cliccare su Google Chrome ed entrare dentro la pagina di Teams. Sì, ma questa cosa devo togliere. Ok, quindi ognuno di voi. Allora, sento questi pinguini, vuol dire che Chrome vi sta chiedendo una piccola configurazione, fatela perché... Ok. Allora, una volta su Chrome, per entrare nella piattaforma, allora chi non è riuscito, adesso non possiamo risolvere. Sì, non importa. Allora, facciamo così. Chi non è riuscito per vedere le credenziali, non sta per qua. No, in realtà ci sono. Allora. Allora, quindi andate, utilizzate un browser qualsiasi, qui utilizzate Chrome, a casa potete usare Safari, Mozilla, quello che volete, e digitate l'indirizzo di Teams. La prima volta che accedete è sufficiente fare una ricerca, scrivere Teams login, vi viene proposto l'indirizzo, ok, ci siete?
Quindi sulla pagina, sulla barra degli indirizzi di Chrome è sufficiente, tipo team login, vi viene proposto questo accedi Microsoft Teams, cliccate su Microsoft Teams, accettate i cookie e cliccate su inizia. Ok? Allora, chi non è mai entrato su Teams, quindi tutti quelli non dimore, dovranno inserire anche qua le credenziali di dimora. Ok? Quindi inserite le vostre credenziali che consistono nel numeretto, quello che precede la stringa alfanumerica. Allora, chi è più vente adesso e non riesce a fare il quarto a fianco del piano, ok? Quindi una volta che allora il numeretto è da inserire insieme a chiocciola con tutta ok, ci siete? C'è qualcuno che è riuscito a fare questa operazione? Allora, chi è che degli studenti non unimore non sono riusciti a fare l'operazione? Alzate la mano. Allora, quindi tre non unimore. Ok, allora, siccome è importante questa parte pratica qui, perché proprio vi aiuta a utilizzare le. Ok, adesso il tuo computer te lo sistema. Ah, qua è il laboratorio virtuale. È importante perché questo laboratorio lo utilizzerete anche per le lezioni. Allora, ragazzi, allora, adesso, ok, dico due cose. Voi avete ricevuto da quando vi siete prematricolati delle credenziali, ok, che sono una stringa di numeretti e una password. Queste credenziali sono importanti e vi consentono di accedere in tutte le piattaforme Unimore, in S3, in Moodle, in Teams, ok. A questo codice è collegato un indirizzo di posta che è seguito, quindi c'è codice studenti@unimore.it. Quando voi vi collegate alle piattaforme, però dovete usare solo le credenziali, quindi niente chiocciola, ok? Quindi facciamo nel caso di Teams non posso. Cioè, tipo, mi hanno dato dei numeretti. Allora, nel caso di Teams, qui c'era @unimore.it, questo era il loro, diciamo, indirizzo di posta. Studenti, anche, scusate, non lo so. Com'è? Allora, ridimmi, cioè, sono dei numeretti, dov'è studenti? Chiocciola studenti.unimore.it. Ok, allora questo corrisponde al vostro indirizzo email. Questa prima parte sono le vostre credenziali e quella che inserirete anche quando accedete al laboratorio virtuale. Inclusa la chiocciola? No, senza la chiocciola. Aspetta, perché c'è. Ok, quindi su Moodle, su S3, nel laboratorio virtuale inserirete le credenziali senza chiocciola studenti. Su Teams, la prima volta che vi collegate, invece, dovete inserire la stringa intera. Quindi, numeretto, chiocciola o studenti.unimore.it o anche sufficiente chiocciola.unimore.it. Ok? Quindi quando arrivate in Teams sign in, scrivete il vostro numeretto, cioè studenti.unimore.it.
tutte queste informazioni poi ti scrivo la pagina dove potete trovare tutte queste informazioni, se non le ricordate. Okay. Riassumo, per Moodle solo i numeretti, per Teams tutto quanto o anche senza studenti. Ok, una volta che Microsoft Teams vi ha riconosciuto, vi richiede le credenziali minore e qua dovete inserire senza chiocciola. Allora, all'inizio sembra complicato, in realtà non lo è, e soprattutto a casa, dal vostro computer, la prima volta che accedete, dopo siete già dentro, non c'è bisogno ogni volta di fare l'accesso. Ok? Quindi, quando siete in Teams, cosa vedete, cosa potete fare? Allora, abbiamo detto che Teams serve principalmente per andare a guardarsi le registrazioni che i docenti metteranno a disposizione nel corso di ITS dal 13 settembre. Quindi dal 13 settembre voi troverete un link di registrazione elettronica. Quindi una volta arrivati su Moodle, in Teams vedrete le icone dei corsi ai quali siete iscritti. Vedete? Per il rimuovere sicuramente perché è già ma lezioni. Ok? Quindi nel team in alto sul canale generale troverete qua, che adesso non c'è perché non ci sono registrazioni, troverete la voce registrazione lezioni. Si entra, si clicca lì, si entra e troverete tutte le registrazioni in ordine di data e potrete cliccare sopra per riascoltarle. Ci siete? Ok. Come si fa a cercare un corso che vi interessa ma nel quale non siete iscritti? Ok, nella barra di fianco vedete che Teams ha una barra a sinistra dove trovate delle utilità, cioè una campanellina, c'è l'icona della chat. Ok. Corsi online,
siamo? Ok. Corsi online e vi si apre una finestra dove potete digitare il nome del corso che vi interessa e nel quale non siete ancora iscritti. Quindi, una volta che digitate il nome del corso, lo trovate, ci cliccate sopra, vi viene chiesto di iscrivervi al corso. Cosa significa? Che in automatico partirà una mail che arriverà al docente. Il docente vi dovrà accettare come membro del team. Ok? Finché il docente non ha effettuato l'operazione di accetta membri, non siete membri del team. È chiaro che la prima operazione, la prima cosa che potete vedere la registrazione è essere membri del team. Al riguardo vi chiedo questa cosa qua. È importante che voi questa richiesta di accesso al team la facciate durante il corso, quindi se voi state frequentando il primo semestre, nel primo semestre fate la richiesta. Perché se voi decidete di fare l'esame, non so, al secondo semestre e non vi preoccupate di entrare nel TIMSS, quando farete la richiesta di un corso del primo semestre, i docenti saranno cambiati ed è difficile che poi siano lì a guardare nel TIMSS chi chiede di entrare e chi no. Ok? Quindi i tempi pure per essere accettati sul TIMSS diventano più lunghi. Quindi è importante che state facendo il corso, bene, iscrivetevi a tutti i TIMSS dei vostri insegnamenti nel primo semestre, farete la stessa cosa nel secondo semestre. Ok? Poi esiste un indirizzo che è moodle.economia@memoria.it, tutte informazioni che trovate anche sul sito del Dipartimento, dove potete scrivere per avere, se avete dei problemi, delle difficoltà. Oppure anche direttamente il mio indirizzo è su erminia.disanto@memoria.it. Ok? Bene, allora diciamo che le cose fondamentali da sapere su Teams, abbiamo molto complicato ovviamente, però le cose importanti sono queste. Un'altra cosa che può succedere è che riceviate comunicazioni dal docente via Teams. E allora vi troverete i post, tipo questo qua, ok, ve la troverete sulla voce post del canale generale e lì potrete comunque interagire col docente. Alcuni docenti usano Teams anche per comunicare. Ok? Quindi diciamo che Teams, anche per stringere, ormai sono le 20, per quello che mi interessa, le funzioni importanti sono queste qua. Quindi la ricerca di come entrare, la ricerca dei corsi e come iscriversi. Allora, Teams e Moodle sono due piattaforme, diciamo, integrate, nel senso che da Moodle si può entrare in Teams e da Teams si può entrare in Moodle. In realtà le piattaforme sono distinte, cioè sono proprio due piattaforme diverse, quindi è possibile entrare in Teams direttamente, come avete fatto voi, e in Moodle direttamente, come vedremo adesso. Ok? Questo ve lo dico perché se anche il docente non mette il link diretto del Teams del suo corso nella pagina Moodle, a voi non interessa. Noi ce l'abbiamo però il data manager. Va bene, ce l'ha bene, alcuni docenti magari non la mettono o non c'è per qualche motivo. Voi entrate, non è un problema, entrate direttamente su Teams. Ok? Non dovete per forza passare da Moodle. Ci siamo? Ok. L'altra cosa che vi faccio vedere velocissimamente è la piattaforma Moodle. Ok, quindi adesso potete aprire, lasciate anche aperto Teams, aprite un'altra scheda del Chrome, potete vedere la data. Adesso se lo disegniamo. Allora, un consiglio sulle registrazioni. Le registrazioni non sono scaricabili, quindi non si possono vedere online. Quindi dovete per forza essere collegati alla rete quando le scoprirete. E vi consiglio di utilizzare il computer a casa. Intanto perché qua si vanno a chiedere, perché
dal cellulare è più difficile, non ci stanno più solo vedere. Cioè, le registrazioni sono video registrazioni, sentite la voce e vedete quello che docente ha, le slide che docente ha proiettato le sessioni. Ok, allora su Chrome avete un'altra scheda, digitate l'indirizzo di Moodle, che è molto semplice. Moodle.com/Si scrive M-O-O-D-L-E. Ok, gli studenti di Moodle ovviamente se saranno dai gradi diverse volte. Ok, ci siete tutti? Allora, una volta che siete su Moodle, anche qua a destra, in alto a destra, trovate il video 9 e dovete attivare. Ok, una volta attivati, vedete nella pagina principale di Moodle. Allora, la pagina principale di Moodle cosa fa? Vi mostra, per chi è già entrato, per chi è già iscritto ai corsi, delle icone, delle icone dei corsi ai quali si deve iscrivere. Questo non vuol dire che potete entrare solo quelli. Come fate per entrare nei corsi? Dovete cliccare in alto a sinistra su Home. Ok, poi ci sono due modalità. O fare un cerca corsi digitando il nome del corso oppure navigare nella struttura d'albero del dipartimento. Quindi cliccate sul dipartimento di economia Marco Biagi. Blocco 2024. 2024 significa che ci saranno tutti gli insegnamenti di corsi di laurea magistrale triennali dell'anno accademico 24-25. Quindi il blocco del 2024, adesso lo faccio vedere anche. Ok, poi entrate nel blocco, ovviamente, lauree magistrali. Quindi 2024, corso di lauree magistrali, entriamo in EPPS. Primo anno, primo ciclo semestrale, ecco ci sono i tre corsi che sono già visibili. Per iscriversi a questi corsi è sufficiente cliccarci sopra, quindi fatelo, quindi iscriviamoci a Data Management parte 2 di Barbara Pistoresi. Vi chiederà adesso l'iscrizione, questa è facilissima perché qui basta dire ok, vi chiede, vi volete iscrivere voi, cliccate su sì, accedi. È un'iscrizione spontanea studenti. Questa è tutta la roba che vedo io, ma non loro, spero. Significa che adesso siete dentro, siete iscritti a questo corso, al quale rimarrete iscritti per tutto l'anno, e da qua potete trovare quello che la docente ha già messo a disposizione. Io non ho messo a disposizione niente però loro, perché va bene, adesso nel inizio a novembre con loro, quindi forse era meglio la calizione. Vai giù. È tutto dell'anno passato, ma non si deve vedere. Ok. Allora, e qui troverete le slide, il programma di design, scaricare, troverete dei quali conti, tutto quello che la docente deciderà di mettere e che poi comunque durante il corso vi spiegherà. Allora, iscriviamoci anche al corso della professoressa Calicchioli. Quindi, per iscriversi a un altro corso, cosa facciamo? Torniamo su Home. Io adesso non le ho tolto la visualizzazione. Vabbè, no, no, però. Vabbè, la parte. Vado su Calicchioli? Sì. Calicchioli. Iscrizione spontanea a studente. Sì. Accedi. Okay. Ecco qua. Quindi qui siete nella parte della Calicchioli che ha cominciato già a mettere notizie aggiornate, quindi dicendo dal 23 settembre al 28 ottobre con il seguente orario, poi c'è un syllabus, eccetera, eccetera. Queste sono già informazioni aggiornate al quale potete accedere per avere tutto quello che vi serve per completare il corso. Cosa troverete anche
sulla pagina Moodle, all'inizio della pagina Moodle, ecco, troverete il link. Troverete anche il famoso link Aula Virtuale Microsoft Teams. Cliccando lì sopra, vi fa andare su Teams. Clicco. Se vuoi, sì. Se siete registrati, cioè se siete già membri, vi fa andare direttamente nel team. Se invece non siete ancora membri del team, si vi fa mandare l'invito, esattamente come succedeva entrando direttamente in Teams. Io vi consiglio di usare sempre l'app web, ma se volete Teams vi dà anche la possibilità di scaricarvi l'app in locale, poi deciderete voi come andare. C'è l'app web, quella altra. Esatto, se clicchi su usa l'app web. Io ho sempre usato l'altra, cavolo, senza nessuno. Ok. Vi fa entrare direttamente nella pagina e quando è ora troverete la scheda link alle registrazioni delle lezioni. Una proposta può essere interessante la scheda dell'insegnamento. Apri nel browser. La prima volta, ecco, dove vedete un po' di cose che possono essere interessanti perché vedete tutto. Quello che abbiamo visto prima è l'area da 24-25. Okay, potete entrare anche da qua. Ok. Chiudo tutto, chiudi tu perché non sono corretta. Ok, quindi in questo modo noi siamo entrati in Teams in due modi, o direttamente oppure attraverso Moodle. Ok, per iscriversi ve l'ho fatto vedere, quindi è sufficiente cercare o con la funzione cercare il nome dell'insegnamento oppure scorrere nell'albero Dipartimento di Economia 2024, lauree magistrali e PPS, e poi in elenco ci sono tutti i corsi. Ok, allora diciamo che le cose importanti le abbiamo già dette. Se qualcuno ha una domanda su queste cose qua, potete farla. Vi ho già detto i due indirizzi a cui potete scrivere se avete problemi tecnici per l'accesso, quindi moodle.economia@memoria.it o erminia.disanto@memoria.it. No, ho oscurato data meno 22, che non so perché si vedeva tutto. La roba vecchia, no, perché era incasinato con Abel. Non guardate se c'è roba vecchia in data meno. Non vorrei che la tua pagina. Come l'hai visualizzato? Allora, una volta che avete aperto la pagina Teams, potete comunque andare da Teams a Moodle tranquillamente. E potete farlo anche dentro Teams, ok? Perché c'è una voce in altro Moodle che vi riporta nella pagina del corso. Quindi la differenza sostanziale qual è? Che dal Teams, se cliccate su Moodle che trovate in alto, entrate solo nella pagina del corso. Se invece volete sfogliare, iscrivervi agli altri corsi, andare da un corso all'altro, dovete entrarci direttamente digitando l'indirizzo moodle.unimore.it. Esatto, e qui c'è già la pagina dell'anno accademico corrente. Chiudo solamente, visto che è 1:30, chiudo velocemente dicendovi questa ovviamente era la slot di Data Management parte 1, ma il corso effettivamente inizierà da domani. Vi faccio vedere che già, ad esempio, in una pagina aggiornata dell'anno accademico in corso, 24-25, trovate ovviamente la timeline. Ogni variazione sarà chiaramente riportata con i classici strumenti. Trovate già il syllabus. Ecco, vi faccio notare che da stasera, all'interno della sezione slide e materiali, trovate il materiale che usiamo alla lezione successiva. Ok, quindi già da stasera trovate le slide per la settimana in corso. E troverete ovviamente i dataset collegati ai diversi argomenti. Le nostre lezioni saranno qui in lab perché effettivamente andremo a lavorare sui dati e quindi vi seguirò anche a livello laboratoriale, quindi non spaventatevi delle 4 lezioni in settimana, perché saranno 4 lezioni non completamente frontali, faremo molto lab, ok? Quindi lavoreremo insieme.
ci sarà poi tutto il materiale, trovate già anche ad esempio le tavole statistiche. Quindi noi effettivamente cominciamo da domani, in cui vi farò la presentazione puntuale del corso. E... la prima prova di intermedia è tua. Ecco, esatto, domani poi troverete, la stasera, poi già troverete le presentazioni con le informazioni corso, e ci sarà ovviamente la specifica sulla verifica dell'apprendimento dell'esame. In ogni caso domani con calma verrete introdotti bene a questo corso di studio in generale e al mio corso di data management parte 1. Tutte le lezioni saranno registrate e verranno rese disponibili da fine mese, quindi nel caso poi è chiaro che la presenza è da privilegiare perché è un corso laboratoriale, quindi io vi seguirò, verrò effettivamente a vedere i passaggi, perché poi l'esame, la prova intermedia, è una prova con l'utilizzo del software. Quindi io vi darò fisicamente un dataset e voi risponderete. Quindi se siete qui, tutti i problemi, diciamo, che incontrate, tutto c'è software, voi va bene? Comunque domani con calma. Vediamo tutto. Prima di chiudere la registrazione, vogliamo dirvi un'ultima cosa interessante, l'avevo anticipata, ma vi abbiamo la responsabile. Velocissimamente vi faccio vedere due servizi che sono attivi in dipartimento e che trovate sul sito del dipartimento www.economia.unimore.it. Ok. Se cliccate sulla voce servizi trovate due link interessanti, sportello di ascolto, l'indirizzo di Moodle anche, ricevimento docenti, insomma tutti i servizi, e studenti disabili e con DSA. Allora, in particolare qui in dipartimento io sono referente, oltre che per la parte di Team e Moodle, anche sullo sportello d'ascolto e sul ricevimento studenti disabili con DSA. A titolo, nel senso, non è che faccio un po' l'informatica, un po', cioè ho i titoli per occuparmi sia di una parte, quindi ho il mio tempo, diciamo il mio ruolo qua dentro è su diversi fronti. Ok, lo sportello d'ascolto è un servizio molto interessante che è attivo in dipartimento dal 2012. È uno spazio, diciamo, gratuito, aperto a tutti gli studenti e le studentesse iscritti ai corsi di economia. E cosa si va a fare nel servizio di counseling o sportello di ascolto? Si lavora sulle tematiche che lo studente porta. Allora, lo studente in difficoltà o anche lo studente che ha bisogno di orientamento o che ha bisogno di lavorare sul proprio metodo di studio. Quindi questo servizio è un servizio che io terrei in considerazione perché può servire appunto in caso abbiate problemi, abbiate bisogno di qualcuno che vi ascolti e vi supporti in un momento di difficoltà. L'altro servizio è studenti disabili con DSA. Non so se tra voi c'è qualcuno che è iscritto al servizio di Ateneo. Comunque in dipartimento sono presente una commissione di referenti, una sono io e l'altra è il prof. Scagliarini e il prof. Pilati, ai quali ci si può rivolgere per qualsiasi tematica inerente al DSA, quindi per avere le misure compensative, per avere supporto, per avere orientamento, ok? Quindi queste erano le altre cose che vi volevo indicare. Trovate tutte le informazioni sul sito, comprese l'indirizzo di posta elettronica al quale potete scrivere per avere un colloquio. Ok? Bene, io vi saluto, vi ringrazio, diciamo che la giornata è finita. Per studenti non minori che si trovano in difficoltà posso scrivermi una mail. E io vi rispondo abbastanza in fretta. Ciao! A novembre! Capite domani? Chiudiamo la registrazione che esatto, io vi dico qualche parolaccia. Non faccio andare via questo software. Allora, c'era gente...